Da Versa Shock. Perde le staffe e succede l'inevitabile. Prima di avviare il video, desidero farti notare l'importanza di fare clic sul pulsante iscriviti e di lasciare un mi piace. Cosa è realmente accaduto sul campo? Chi ha ragione e chi ha torto? Le opinioni sono divise e il dibattito è molto acceso. E tu? Dopo aver guardato questo video, chi pensi abbia torto? Scrivi nei commenti la tua e non perderti le esclusive parole dette da Daversa. Daversa svela quella che secondo lui è la verità dei fatti dopo il match Lecce-Verona. Niente testate, solo un incidente infelice. Desidero chiedere scusa a tutti e fare chiarezza sul triste episodio che mi ha coinvolto in maniera negativa durante la partita Lecce-Verona. Contrariamente a quanto si era vociferato, Daversa ha smentito di aver dato o ricevuto testate durante l'incontro. Non ho colpito con una testata Henry, né ho subito una testata da lui. In un momento di tensione estrema, il contatto fisico è stato inevitabile, ma il tecnico ammette che si è trattato di un momento di puro nervosismo, un esempio negativo che non riflette l'etica sportiva che mi contraddistingue. Mi assumo la piena responsabilità per il mio comportamento e chiedo umilmente scusa, ha continuato. Non fa parte del mio essere ferire qualcuno deliberatamente. Rifiuto qualsiasi tipo di violenza. Infine, il coach ha voluto estendere le sue scuse a tutte le parti coinvolte. Ancora una volta, mi rivolgo a Henry, al pubblico di Lecce, Verona e di tutta Italia, agli arbitri, ai due club, alla mia dirigenza, al mio staff e alla mia squadra. Spero che questo spiacevole episodio possa essere superato nel rispetto reciproco e nell'integrità sportiva. Con queste parole, Daversa ha chiuso il capitolo dell'incidente, ma molte domande rimangono ancora senza risposta.